L'altra sera, Porta a Porta, il Presidente del Consiglio ha rivelato che furono i comunisti nell'87 a volere il referendum che privò l'Italia del nucleare. In realtà furono i radicali, gli ambientalisti, persino i missini e soprattutto i socialisti del suo amico Craxi. Ma chi se ne frega del risultato del referendum? 3 anni fa torna al governo e annuncia che torna anche il nucleare. Il ministro Scajola, forse a sua insaputa, vara il piano energetico nazionale che prevede 4 nuove centrali atomiche. Ci vorranno 20 anni per costruirle, qualche decennio per ammortizzarne i costi che secondo Confindustria ammonterebbero a 30 miliardi. Per qualcuno comunque è un affare, Di Pietro non ci sta e raccoglie le firme per il referendum e tutti, PD compreso, gli danno del matto. Siccome il quorum è difficile, tanto vale rinunciare. Quest'anno a fine gennaio il nuovo ministro dello sviluppo, Romani, accelera, dice dobbiamo lanciare il nucleare in modo irreversibile, deve essere un portafortuna questo Romani perché un mese dopo c'è Fukushima. I piani del governo non cambiano, avverte la Prestigiacomo che se non sbaglio è il ministro dell'ambiente. Brunetta aggiunge calma e gesso, il governo va avanti. Cicchitto precisa la nostra posizione è quella che è e tale resta. Romani conclude è inimmaginabile tornare indietro sull'onda dell'emotività. Ma gli italiani si sa sono emotivi e si preoccupano per le notizie dal Giappone. E visto che gran parte del nostro territorio è a rischio sismico, le poche regioni sicure sono Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna, tutte amministrate dal centrodestra, ma i rispettivi governatori fanno subito sapere che loro le centrali sul loro territorio non le vogliono. La Prestigiacomo comincia a fare una piccola retromarcia e dice procediamo con cautela d'intesa con l'Europa, già perché anche l'Europa è un po' emotiva e quindi ci sta ripensando. La Francia decide di monitorare tutte le sue centrali, la Germania e la Svizzera, abbiamo detto, addirittura di sospendere i loro piani atomici. Il sì contro il nucleare continua a montare nei sondaggi. Che fare? Il governo intanto boccia subito l'accorpamento fra le comunali e il referendum e pazienza se ci smeniamo 350 milioni in più. Berlusconi è molto preoccupato per la salute, non tanto dei cittadini quanto dei suoi processi, già perché si vota pure per il legittimo impedimento, anzi contro, se il nucleare fa il quorum sull'onda di Fukushima la legge potrebbe tornare uguale per tutti, persino per lui, e non è bello. E così tra il nucleare e l'impunità, dopo una lunga riflessione durata un nanosecondo, il cavaliere sceglie l'impunità, non con una campagna per il no, ma con il sabotaggio del quorum, basta non far sapere agli italiani che ci sono i referendum e il gioco è mezzo fatto. Prima la commissione di vigilanza sulla RAI ritarda oltremodo il regolamento sulle tribune referendarie, poi la RAI dedica ai referendum la bellezza di 6 minuti al giorno, anzi a notte potremmo dire perché vanno sempre in onda all'ora dei pipistrelli, al mattino e al pomeriggio, mai alla sera perché la sera il servizio pubblico ha di meglio da raccontare. In prima serata c'è sempre il delitto di Sara o il delitto di Iara o la dieta in vista della prova costume. Ma il colpo da maestro è il decreto che dovrebbe cancellare il referendum sul nucleare, così gli altri due meno popolari, quello sull'acqua e quello sul legittimo impedimento, non fanno il quorum. I giureconsulti di Arcore si mettono subito, partoriscono un decreto furbissimo che modifica la legge da abrogare, il famoso piano Scajola sulle nuove centrali atomiche, o meglio finge di rinunciare al nucleare ma in realtà lo rinvia soltanto di un anno. Il trucchetto è seminascosto all'articolo 5 del decreto, comma 1, aperte virgolette, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza, puntini puntini, non si procede alla realizzazione di impianti nucleari. Comma 5, si consentono gli espropri di terreni per fare le centrali atomiche anche da parte di privati. Comma 8, affida direttamente al Premier un nuovo piano di strategia energetica nazionale che non esclude affatto il nucleare. Traduzione in italiano, appena scavallato il referendum, il nucleare cacciato dalla porta può rientrare dalla finestra entro 12 mesi o poco più. Casomai qualcuno non avesse capito il giochino, Berlusconi lo spiega proprio, anzi se ne vanta pubblicamente in una conferenza stampa con Sarkozy che lo guarda un po' così. Abbiamo letto i sondaggi, dice, se andassimo oggi al referendum il nucleare non sarebbe possibile per molti anni. Il governo quindi introduce una moratoria perché si chiarisca la situazione giapponese e magari dopo 1 o 2 anni si possa tornare a un'opinione pubblica consapevole della necessità del nucleare. Un volpone proprio. Il guaio è che nel 78 la consulta ha stabilito che per far saltare un referendum non basta cambiare la legge che il referendum vuole abrogare. Bisogna fare una nuova legge che cancelli tutti i principi ispiratori di quella vecchia.
e il decreto non cancella, sospende, mentre invece il referendum vuole abolire per sempre il nucleare dall'Italia. Purtroppo per il Cavaliere la Cassazione quella conferenza stampa l'ha vista e sentita molto bene e il decreto l'ha letto pure molto bene. E così ieri che cosa ha fatto? Ha preso il quesito abrogativo e l'ha trasferito dalla legge Scajola, che non c'è più, al nuovo decreto che, se non è zuppa, è pan bagnato. Il risultato comunque non cambia. Il 12 e 13 giugno si voterà anche sul nucleare, scheda, mi dicono, grigia. Per l'ennesima volta una legge nata con le peggiori intenzioni nasce morta, perché è stata scritta coi piedi. Come già il decreto dell'anno scorso, il famoso salvaliste che doveva sanare le irregolarità della lista Polverini, ma gli autori non si accorsero che avrebbero dovuto cambiare la legge elettorale regionale del Lazio, non quella nazionale, così il loro decreto fu bocciato dal TAR. E adesso ci risiamo. Viene quasi il dubbio che a Palazzo Chigi si annidi una talpa comunista, un infiltrato rosso che rema contro il Cavaliere e si diverte a infilare nelle sue leggi sempre un codicillo che le inceppa e le fa fallire. Il principale sospettato è un avvocato agrigentino, lungo, già noto per avere scritto leggi palesemente incostituzionali come il lodo Alfano e il legittimo impedimento, regolarmente rase al suolo dalla Corte Costituzionale. Ora che l'hanno nominato segretario nazionale unico del PDL, la talpa ha portato a termine il suo piano diabolico. Visti gli strepitosi successi raccolti dal ministro, c'è da scommettere che questo signore riuscirà là dove hanno fallito addirittura le terribili sinistre e le toghe rosse, dare il colpo di grazia al Cavaliere. Non è facile, ma ce la può fare. Vuoi fare un commento?